Sì, anche noi abbiamo un misto di amarezza e di contentezza, insomma, per aver portato, quando voteremo quest'atto, messo un altro mattone importante nella costruzione, del decoro della città di Roma. E quindi la felicità è il sentimento prevalente. Sicuramente, un po' di amarezza rimane perché, normalmente si percepisce. Anche quando l'amministrazione del Movimento 5 Stelle porta avanti atti importanti in quest'Aula, degli attacchi continui come se noi facessimo qualcosa di male. In realtà noi stiamo portando una grande innovazione nel settore, stiamo portando decoro, stiamo portando regolamentazione, regole e legalità. Lo faremo con quest'atto, lo abbiamo fatto con altri atti. Quindi l'amarezza è nel constatare che c'è poco amor proprio nelle dichiarazioni che vengono fatte. Poi c'è questo sentore per dire noi ci impegniamo. Lo fanno per carità anche le opposizioni, no? Però è come quel famoso film Non ci resta che piangere, insomma, no? Dove questa signora Varesina aveva queste due persone che l'aiutavano, Benigni Consigliere e... Sturni, un attimo solo, consigliere Coia, consigliere Corsetti, consigliere Pelonzi, un attimo di ascolto, grazie. Dicevo, mi sembra di rivivere quei momenti di quelle bellissime battute del film in cui Varesina, proprietaria della macelleria, veniva aiutata da Mario, Benigni e insomma da Saverio, che era Troisi, e diciamo, Benigni faceva tutto, gestiva la macelleria, portava avanti le attività, Troisi si andava a divertire e lei diceva grazie Mario. E allora oggi, signori, mi pare che i cittadini, a fronte del Movimento 5 Stelle che sta portando avanti la delibera, dice grazie PD. È la stessa situazione. Ci fa un po' sorridere e ci lascia l'amaro in bocca. Grazie.